in una materia così delicata e che ha così tante ripercussioni sull'intera economia del nostro Paese. In questo senso noi abbiamo anche in qualche modo un fondato pregiudizio nei confronti dello strumento del decreto legge, perché abbiamo visto quali sono stati gli effetti di questo strumento nelle recenti iniziative di governo che hanno riguardato, come citato prima, le banche popolari, ma anche il salvabanche, ma anche gli atti di governo che hanno recepito in maniera, diciamo, superficiale e frettolosa quello che era il meccanismo del bail-in per la soluzione delle crisi bancarie. In questo senso, diciamo che se questa è l'esperienza recente, diciamo che un altro articolo della Costituzione è in qualche modo messo in discussione, che è quello che salvaguarda il risparmio, l'articolo 47 della Costituzione, viste appunto le recenti esperienze negative di questo governo che in tema di istituti di credito e riforma del sistema finanziario, possiamo dire senza nessuna intenzione polemica, ha dato veramente il peggio di sé. Grazie. Grazie, onorevole Busin. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5-20 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Illustra la questione pregiudiziale Lanfranco ed altri, numero 4, il deputato Lanfranco. Prego, onorevole. Grazie Presidente. Intanto voglio premettere che io non sono solito condividere l'abuso che talora i gruppi di opposizione fanno delle questioni pregiudiziali di costituzionalità. Però stavolta, e per questo ci ho tenuto anche a firmare la nostra questione pregiudiziale, devo dire onestamente che il decreto emanato dal Governo rappresenta un autentico vulnus delle prerogative del Parlamento e delle norme costituzionali che lo regolano.